Sull'immigrazione di male in peggio sta facendo questo governo, l'invasione continua, il patto di distribuzione dei migranti che Alfano sta facendo con il trombato sindaco di Torino Fassino, ancora presidente dell'ANCI, è del tipo togliere ai comuni grandi per dare ai piccoli, ma non stiamo parlando di risorse ma di migranti. Perché si parla che per i comuni sotto 2000 abitanti questi debbano prendersi 5 migranti, sopra i 2000 abitanti 2,5 migranti ogni 1000 abitanti, per le città metropolitane il parametro invece scende a 1,5. E' una cosa assolutamente inaccettabile, non bisogna più gravare sui comuni, soprattutto sui piccoli, sui sindaci che si ritrovano sul proprio territorio i migranti mandati dai perfetti senza alcun preavviso. Siamo già a 160.000 persone nel sistema di accoglienza, all'anno solo di vitto all alloggio e telefono, questi costano 2,2 miliardi ai cittadini italiani. La cosa sta scoppiando e il nostro governo non sta assolutamente facendo niente per fermare questa che è una vera e propria invasione. Solo negli ultimi due giorni oltre 11.000 migranti sono sbarcati sulle nostre coste, gran parte di questi faranno richieste di asilo, solo per questi ci sarà un costo per le casse dello Stato di oltre 120 milioni all'anno che si aggiungeranno ai 2,2 miliardi eh, detti precedentemente.